Io cedo la parola per le conclusioni al curatore, all'ideatore poi in realtà anche del libro, Nicola Rossi. Vi dico solo in 30 secondi: che non parlo più adesso come operatore dell'informazione, eccetera. Questo libro ha anche. Un altro obiettivo, quello di aiutarvi a porvi un problema. Di qua ai prossimi mesi, come giustamente hanno detto il professor Tabellini, Rolfo eh, De Benedetti, e Dego della Valle, e a prescindere dai tanti capelli che ciascuno di noi ha in testa, eh, una domanda anche a voi come cittadini, eh, individualmente, nel pieno rispetto di quello che pensate, eh, del giudizio che traete di questi vent'anni che abbiamo alle spalle, eh, di chi ha più responsabilità di quello che è successo nel nostro paese. E ponetevi la domanda, quando sarà il momento, se davvero trovate un'offerta che sia coerente al dire abbattiamo il debito con il patrimonio pubblico, interveniamo sul conto economico retrocedendo uh, spesa a chi paga troppe imposte, uh, cambiamo la governance con questo, questo esempio, cerchiamo autorità per fare più concorrenza e non per affidarci le logiche del monopolio. Ponetevelo perché dopo vent'anni di promesse non mantenute e di opposte cose rispetto a quello che si era detto, forse questa è una delle chiavi perché ciascuno di noi inveri nel proprio, nella propria sfera innanzitutto l'obiettivo di essere meno sudditi, perché bisogna cominciare dal basso, questa è la mia eh, opinione, dicono che grido un po' troppo in radio perché a volte però eh, sono preoccupato dal fatto che ciascuno in Italia dice che la colpa è di un altro, mentre bisogna cominciare ciascuno a casa propria. Prego Nicola Rossi Grazie, eh, io devo innanzitutto ringraziare chi è qui con me a discutere e presentare questo libro eh, e tutti voi che siete qui oggi direi anche così numerosi diciamo, per, eh, per ascoltare le, le questioni che vengono poste a questo libro. Però il mio ringraziamento, devo esservi proprio sinceri, va, deve andare eh, credo innanzitutto al suo Bruno Leoni. Mi permetterete, diciamo, quello che non è uno spot, è un mio ringraziamento all'Istituto, a tutti i ragazzi che ci lavorano, veramente straordinari, al direttore, altrettanto straordinario, Alberto Mingardi che è qua. Guardate, l'Istituto Bruno Leoni, non è facile in questo Paese difendere le ragioni della concorrenza e del mercato con, come dire, in maniera che non sia superficiale. Non è una cosa semplice, diciamo, e credo che veramente dobbiamo all'Istituto un ringraziamento per questo lavoro ed è un lavoro, e questo forse è dato in questo momento più interessante, un po' contagioso. Perché diciamo, accanto all'Istituto Bruno Leoni oggi ci sono una serie di luoghi, anche di luoghi virtuali, dove quelle ragioni vengono difese, ripeto, in maniera diciamo, tanto appassionata quanto eh, non superficiale. Il Chicago Blog animato da Oscar Giannino ovviamente diciamo, è uno di questi luoghi, uh, Noise from America è un altro di questi luoghi, uh, la stessa Italia Futura, credo che Luca di Montezemolo non sia qui per caso oggi, è un altro di questi luoghi, ma posso citarvi tutti, tutte le piccole associazioni che in, questo, uh, in queste settimane ci chiedono di presentare il libro uh, Qui e Lì per l'Italia. Diciamo, che sono, eh, che sono appunto, associazioni nate esattamente con questo obiettivo. Ripeto, non è un paese in cui è semplice difendere le ragioni della concorrenza e del mercato in maniera non superficiale, credo che sia molto positivo che, lo si faccia, diciamo, che ci siano dei luoghi dove questo viene fatto, al di là ovviamente delle università diciamo che, dove ovviamente questo si è fatto, ma delle associazioni e dei luoghi dove questo avvenga. Passando al libro, ehm, ehm, vorrei cercare di mettere insieme un poco delle cose che ho sentito. Eh, un, un caro amico che è Antonio Pulito, eh, presentando questo libro qualche giorno fa mi diceva, sai in questo libro non c'è assolutamente nulla che non si sappia, ed è vero, non c'è assolutamente nulla che non si sappia che il fisco sia un po' così, diciamo, lo sappiamo, che le normative urbanistiche siano un po' così, lo sappiamo, che il, insomma, il, la differenza di trattamento fra dipendenti pubblici e privati sia un po' peculiare, lo sappiamo, tutte cose che sappiamo. Però, come mi diceva Antonio, solo arrivato in fondo ho capito effettivamente la situazione in cui ci troviamo. E credo che questa affermazione di Pulito mi, eh, come dire, è veramente una sintesi molto acuta del libro, perché il libro alla fine che cosa vuole fare? Vuole semplicemente spingervi, spingere noi tutti ad una consapevolezza, alla consapevolezza del fatto che non dovete o non dobbiamo isolare i problemi che ci troviamo davanti giorno per giorno. Questo ufficio non funziona, eh, quella tassa è inaccettabile, eh, quella norma è incomprensibile non sono questioni separate e specifiche attengono tutte al modo di essere di noi cittadini e dello Stato che abbiamo di fronte dico che abbiamo di fronte perché in una di queste occasioni un, un signore gentilmente mi domandò ma lo Stato non siamo noi? e la risposta è semplice non è possibile che siamo noi perché noi non tratteremo mai noi stessi così quindi c'è qualcosa che non va evidentemente. No? Allora, ehm, e, e questo, questo punto di partenza secondo me è rilevante, perché solo se capiamo che c'è un problema, permettetemi di dire, culturale di fondo, poi possiamo affrontare gli altri problemi. Per certi versi i 50 anni del libro e i 10 mesi eh, di Diego della Valle non sono lontani. Perché solo se abbiamo un'idea precisa di dove vogliamo andare e di qual è il problema di fondo del Paese, siamo in grado, ora vi darò un esempio: di affrontare anche i prossimi dieci mesi. Quello che dobbiamo, secondo me, quello che questo libro cerca in qualche maniera di, di suggerire, di spingervi a fare, è a porvi una domanda molto semplice: Voi pensate che spesso e volentieri lo Stato sappia meglio di noi che cosa è bene per noi? O pensate piuttosto che spesso e volentieri noi sappiamo abbastanza bene che cosa è bene per noi? La differenza sta qua, è una domanda che non ci poniamo da troppo tempo e non è una domanda, come dire, semplicemente ideale o peregrina, è la stessa domanda che poi ci porta, per esempio, a valutare in una determinata maniera ciò che per esempio il governo sta facendo, tagliare la spesa per ridurre le tasse, perché credo che questo sia l'obiettivo, mi auguro vivamente che questo sia l'obiettivo, va nella direzione di dire voi forse sapete oggi meglio di me che cosa fare per rimettere il paese in carreggiata. E in questo senso, diciamo, è importante porsi quella domanda perché significa non valutare ciò che accade giorno dopo giorno in maniera episodica, a seconda se ci sono meno i tribunali, a seconda se ci sono meno i piccoli ospedali. No, vediamo il problema nella sua interezza. Il problema nella sua interezza è che, questo, che quel paese, questo, ciò di cui questo Paese ha bisogno è esattamente ciò che, a mio modo di vedere, diciamo, premesso che questo Governo è il meglio che potremmo avere assolutamente, ma forse poteva essere fatto anche prima. Forse doveva essere fatto anche prima, diciamo. e cioè cominciare a riflettere su quello che è il perimetro dello Stato in questo paese, perché il rapporto fra cittadino e Stato non è indipendente dal perimetro dello Stato stesso. Del resto diciamo, basta aprire molti giornali per vederlo. Allora, ehm, e questo mi aiuta, questo aiuta anche a capire un altro punto. La domanda che dobbiamo porci, come ho detto, è nel senso proprio del termine, vi prego di sottolineare questo quest aspetto, è politica, ripeto, ha a che fare con come noi immaginiamo la società, con la visione del mondo che abbiamo, con che cosa pensiamo noi stessi di poter fare nella società che ci circonda. Queste sono le domande, questa è la politica, non è, vi prego, non è solo quello che leggete sui giornali, per favore. Ma la mia, quello che il libro vuole fare è invitarvi a porvi questa domanda, per favore. E a non metterla sempre da parte, come spesso e volentieri facciamo, pensando una cosa che tipicamente ci ha accompagnato in questi ultimi vent'anni: e cioè che tanto i problemi sono sempre quelli, no? E allora che li risolvano gli uni, che risolvano gli altri, più o meno è sempre la stessa storia. Così non è. Guardate che in questi vent'anni i problemi non sono e non erano sempre gli stessi. La soluzione è sempre, è sempre stata la stessa, aumentare le tasse per aumentare la spesa. Questo è quello che è accaduto. C'è chi ci si è esercitato con maggiore attenzione, chi meno, ma insomma la sostanza è questa in questi vent'anni. Allora, possiamo tornare a porci il problema di fondo, un problema talmente di fondo che vedete... Faccio un esempio. Non dovrebbe essere possibile, capisco che la situazione è quella che è, diciamo, non dovrebbe essere possibile in futuro che all'interno dello stesso governo siedano due ministri di cui uno pensa che i lavoratori pubblici e privati sono uguali e l'altro non lo pensa. Non dovrebbe essere possibile. Il Presidente del Consiglio dovrebbe chiamarli e dire ragazzi guardate che uno di voi due forse è di troppo. Non va bene. Ripeto, non riguarda l'oggi perché l'oggi è appunto è la situazione che viviamo è quella che è. Ma per domani possiamo cominciare a stabilire che su queste questioni qui diciamo, eh, esito a usare la parola perché non, si, non è politicamente corretta in questo periodo, un po' a dividerci, anche eh? a contarci tra quelli appunto che la vedono il mondo in una maniera e quelli che vedono il mondo in un'altra maniera. Guardate, ripeto, questa questione qui è quella che fa sì che i prossimi 50 anni siano fatti di tanti dieci mesi perché è solo affrontando la ponendo la questione in questi termini che capiamo che cosa dobbiamo fare domani. E domani, a mio modo di vedere, la prima cosa da fare è restituire potere d'acquisto alle imprese e alle famiglie come tagliando la spesa, c'è poco da fare, diciamo. E avviando un e qui l'altra questione diciamo un programma di dismissioni sono completamente d'accordo con Rodolfo Benedetti molto significativo, molto significativo. Eh, anche perché vorrei veramente sottolineare una cosa il Parlamento ha discusso senza provare niente come spesso accade eh, negli ultimi tempi eh, una legge contro la corruzione il dato che colpisce di quella discussione guardate non è la legge in sé il fatto che siano state aumentate le pene, il fatto che siano stati introdotti nuovi reati, no. È la convinzione granitica che l'intero Parlamento aveva che varata la norma la corruzione sarebbe svanita. Ecco, no, no, voi, voi ridete, ma vi assicuro che è così. Cioè, se chi partecipa ai dibattiti in aula ha la netta sensazione che per il Parlamento alcune leggi siano proprio un liberarsi la coscienza. Cioè, da, abbiamo risolto il problema della corruzione senza porsi in realtà il problema dietro quando si intermedia più del 50% del prodotto quando la proprietà pubblica è pari al prodotto che esista una corruzione guardate non quella grande quella minuta, quella diffusa quella che corrode il sistema è pressoché inevitabile ed è di là che vi... Ed è di là. Ed è di là quindi forse che bisogna cominciare, proprio per, quel, per quell'obiettivo. E in questo per, ha ah, perfettamente ragione, io credo Guido, quando, quando, quando pone un'alternativa che secondo me non si pone. Allora, è evidente che la soluzione della crisi sta nella maniera con cui l'Europa pensa a se stessa e io mi auguro vivamente che non ci siano esitazioni nel pensarla nel senso che è evidente che va pensata sempre più integrata, sempre più coordinata, sempre più unita, sempre più politicamente unita. Ci si vorrà un anno, un due anni, non lo so, ma diciamo sarebbe opportuno che gli europei chiarissero che quella è la direzione senza equivoci, perché solo così ne usciamo. Ma la mia preoccupazione è un'altra, noi siamo entrati nella crisi con un tasso di crescita potenziale fra lo 0,5% e l'1%, 5, 6, 7 decimi sotto la media europea, se ci limitiamo ad aspettare quello che avviene a Bruxelles o negli incontri diciamo, europei, ne usciremo con un tasso di crescita potenziale, eh, fra lo 0,5% e l'1%, 5, 6, 7 decimi sotto la media europea. Ora, 5, 6, 7 decimi all'anno per 20 anni fanno la differenza fra poveri e ricchi. Quindi il nostro problema di fondo è questo, è come lo affrontiamo. Beh, qui permettetemi di, di metterla così. Abbiamo avuto 15 giorni fa, un, no, no 3-4 settimane fa, un pregevolissimo decreto sviluppo. Perfetto. Però la sensazione che io ho è che chi lo ha redatto non si sia posto il problema che io penso, diciamo, nella maniera con cui io penso che vada posto. Qual è? Qual è il, il problema che un imprenditore ha la mattina quando va in ufficio? Voi mi direte, eh, insomma, nel giro per il mondo un imprenditore quando va in ufficio si alza e pensa come battere il rischio per il quale esiste il mercato. Come battere la concorrenza, come vendere i prodotti, come diciamo affrontare il rischio del mercato, va bene? Nel nostro caso questa attività viene svolta solitamente dopo cena nei ritagli di tempo. Perché l'intera giornata viene occupata da altre forme di rischio che l'imprenditore deve affrontare. Rischio che notate bene, nel caso italiano, ed è qui la sudditanza se volete, sono in larga misura generati dallo Stato. Lo Stato in Italia diciamo, è fonte di incertezza. Questo non so come spiegarlo e come dirlo in maniera più chiara. Il capriccio. Il capriccio del sovrano è così diffuso che viviamo, ripeto, in un mondo cioè, è difficile fare impresa in queste condizioni. Si può, non si può fare pianificazione fiscale. Questo lo sapete, no? Perché diciamo uno si fa i suoi conti, beh, dice: Beh più o meno dovrò dare 100. Poi dopo 5-10 anni arriva un signore e dice: 100 non esiste, tu mi devi dare 500 e dimostrami che così non è. Vi assicuro che è complicato dimostrare che così non è. Non si può fare pianificazione. Ehm, ehm, amministrativa, perché un, un procedimento amministrativo si sa quando comincia, come sapete, non si sa quando finisce, non si sa come finisce e siccome non ci facciamo mancare niente, a volte arrivato in fondo, puoi anche ricominciare da capo senza, problemi, senza problema alcuno. No? Non si può fare pianificazione del personale perché la fisiologia del rapporto. La patologia è chiaramente qualcosa che spetta al giudice, ma la fisiologia del rapporto di lavoro è vede altri che non siano datore e lavoratore, ma un terzo che può intervenire e modificare diciamo, i termini del, di quel rapporto stesso. Chi volete che faccia imprese in questa maniera? Forse il decreto sviluppo doveva cominciare di qua, sono cose che non costano, eh? notate bene, sono tutte cose che non costano, ma forse dovevamo cominciare esattamente di qua, dal ripristinare quelle condizioni elementari di certezza. Senza delle quali veramente fare impresa è molto complicato. Veramente, naturalmente, in un periodo come questo, è straordinariamente difficile fare impresa perché oltre a quelle incertezze poi ce ne sono altre cento diciamo, da affrontare, ma il punto è, è, è quello, io credo. Ora, per chiudere, due, come dire, due inviti. Il primo, come vi ho detto, questo libro nasce semplicemente per, perché per rendere noi, tutti noi stessi consapevoli della situazione in cui ci troviamo e anche del fatto che questa, questa maniera, questo modo di essere italiano forse per decenni è andato pure bene, ma ora non è tenibile. Oggi abbiamo il prodotto pro capite di 15 anni fa, non so se ci... comincia a costare questa storia. Eh, po posso farvi un altro esempio molto sommesso, la maniera con cui facendo un po' di calcoli sul retro di una busta e dopo aver premesso in autotutela, come dovrebbe un funzionario, che io sono favorevole alla lotta all'evasione fiscale, va bene, non vorrei essere equivocato, ma temo, o proprio lo dico a voce bassa, temo che questa maniera di fare la lotta all'evasione fiscale ci porterà ad aggredire e a risolvere il problema, ripeto, facendo due conti, in circa 100 anni. Ma ha senso? Forse c'è qualche sistema un po' più brillante, non lo so qualche cosina un po' più efficace qualche soluzione più semplice forse negli altri paesi si fa diversamente e meglio, non so forse potremmo andare quantomeno a vedere non voglio minimamente dire ma vi ripeto, ha senso e c'è un problema dietro il problema ideale che vi ho posto all'inizio c'è uno straordinario problema di efficienza del paese che comincia a costare a noi tutti quindi Due inviti. Uno, come ho detto prima, è la consapevolezza e la premessa per l'azione. E l'azione, in questo caso, secondo me, è semplice. Io credo che dobbiamo cominciare, anche qua lo, lo dico, io diciamo, non uso mai toni, eh, quindi lo dico veramente con molta... dobbiamo cominciare un po' a pretendere. Dobbiamo cominciare a pretendere che a fronte delle tasse che paghiamo ci sia un servizio adeguato per quantità e qualità. Dobbiamo cominciare a pretendere, per fare l'esempio, che a fronte del canone ci sia una televisione decente. È strano? È una cosa così assurda? Io lo, lo, so, io lo so che l'agenzia delle entrate mi dice che il canone è un tributo, ma io mi permetto di, di suggerire che il canone è la controprestazione. Mi date una televisione che posso vedere ogni tanto, per favore. Dobbiamo. Pretendere che le norme vengano scritte bene, siano in qualche maniera leggibili, perché dietro le norme che non si leggono c'è la corruzione, è lì. Dove volete che sia? È lì. Dobbiamo pretendere che la pubblica amministrazione sia al nostro servizio, visto che più o meno la paghiamo, e non viceversa. Allora, cose semplici banali, ma per favore possiamo cominciare un po' a fare quello che facciamo ogni giorno mille volte in tutti i nostri atti di consumo, possiamo cominciare a dire il prezzo è giusto. Domandatevi questa cosa qui, ogni volta. Non vi vorrei essere chiaro, nessun incitamento a rivolte di io, sono il più lontano possibile, diciamo, culturalmente da queste cose. Però non è più accettabile essere trattati in questa maniera. Il secondo invito è di carattere molto più generale. Com come ho cercato di dirvi prima, secondo me in questi vent'anni c'è stato detto che tanti problemi erano sempre quelli. No? E allora tutti quelli che in qualche maniera avevano dentro di sé eh, le ragioni ideali del mercato, della concorrenza, se volete un'idea liberale della, della società, se volete metterla così. Io ho l'impressione che abbiano sostanzialmente a un certo punto pensato, senti, sai che c'è? Perché sforzarsi, diciamo? Eh, colloco queste mie ragioni sotto ombrelli culturali altri. E insomma, più o meno ne terranno conto. Come fanno a non tenerne conto? È così ovvio? Ora, segnalo che quello che è accaduto in questi vent'anni è che nessuno ne ha tenuto conto. Ma minimamente, però, ma nemmeno per sbaglio, diciamo. Da una parte, dall'altra, sopra, sotto, gialli, rossi, verdi. È indipendente, è rilevante, va bene? Ecco, il secondo invito è tutti coloro i quali hanno a cuore le ragioni del mercato, della concorrenza, che sono le ragioni del merito. Uh, una idea appunto liberale della società non delegate non delegate non appaltate le vostre idee non pensate che altre culture facciano questa cosa così strana come quella di essere i canali attraverso cui passano idee diverse non accade non accade mai non è mai accaduto e non accade mai poi a un certo punto, come dire, sceglierete come vorrete e nella maniera che riterrete più opportuno quando sarà il momento. Questo è irrilevante, ma è rilevante, io credo, che non si deleghi, che a un certo punto, che chi ha una, questa idea dell'Italia, che chi ha questa idea dell'Italia per i prossimi dieci mesi, per i prossimi cinquant'anni, la esprima e la rivendichi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, a me tocca ricordarvi che le copie del volume le trovate all'uscita, perché perché tutto questo avvenga innanzitutto ricordatevi di comprarlo. Grazie a tutti voi.